Ciao a tutti e benvenuto a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e torno a parlare di Street Fighter 6 perché oggi, 2 ottobre, è uscito il nuovo Fighting Pass. Fighting Pass naturalmente già pensato per Halloween. Quindi prima non ho incominciato a registrare dall'inizio perché c'è il blocco della registrazione quando si va nelle notifiche. E in questo caso appunto erano automatiche. Tra l'altro domani, non so se me lo segna, c'è stato anche l'annuncio che c'è un nuovo torneo, eccolo qua, con la nuova collaborazione di Chipotle. Infatti sono state rese disponibili due banner particolari, vediamo se li posso settare già da qui. Il Chipotle Challenger e il Kicks and Gauk. E niente, sono due cose così tanto per avere, perché prima c'era stata quella con Onitsuka Tiger all'inizio e adesso c'è quella con Chipotle. Possiamo vedere anche lì e dovrebbero esserci anche dei vestiti, credo. Forse non li hanno ancora messi. Vediamo poi magari anche nell'altro negozio, perché ci avevo visto qualche immagine con tipo lo zainetto a forma tipo di burrito. Ah, questo adesso è disattivato, perché la cosa truffaldina delle tartarughe ninja è finita. Se volete c'è il video sul canale appunto di quando avevano fatto l'inizio della collaborazione, poi andando a vedere i prezzi era allucinante. Questo mi ha messo in un server in 1003 che è vuoto. Ogni tanto non capisco perché ti butta nei server che sono in realtà completamente vuoti, quando adesso che sono le 9 del mattino c'è poca gente che gioca, anche perché siamo a inizio ottobre, non c'è più, per così dire, la gente libera, c'è chi lavora, c'è chi va a scuola, c'è comunque chi deve di nuovo studiare. E quindi gli orari, diciamo, dove c'è tanta gente sono pochi. Allora, adesso ho già sbloccato il livello 2 facendo solamente l'entrata. E abbiamo un altro ticket per i giocatori a noleggio. E adesso vediamo se non si blocca la registrazione. Andiamo a comprare il Fighting Pass. Usiamo le monete che ho fatto con appunto il gioco, perché almeno la cosa bella è appunto poter fare le monete che ti servono per comprare il prossimo premium del Fighting Pass. E come gioco c'è Savage Bees, che è carino, però continuano a mettere meno Street Fighter e più altre cose. Qua invece incominciamo con uno dei vestiti che fa tanto Five Nights at Freddy's, che ci sta. Qua c'è la versione di Nash zombie del 4 o del 5, era del 5? Era del 5, sì, mai fatico a ricordarle. Qua abbiamo la testa. Come lo sai, dai, prima guardiamo quelli gratis. C'è un altro, un altro emote. Fondale carino. Almeno quello, chiamiamolo di Halloween base, è per tutti. Questo è simpatico. Ah, la cola dello zombie. E i guanti. Cosa strana, i guanti con il colore che si abbina di più, secondo me, al costume. Oh no, forse sono diversi. Sì. Perché infatti andiamo a vedere. Qua, oltre ad esserci
Una tonnellata di premi in più in quello premium. Ci sono cose più interessanti come le musiche. Il tema di Jury non mi sembrava male, non me lo ricordo francamente, però è un personaggio che mi piace. Questa già è una cornice appunto per le foto con il tema Halloween. Questa è carina. Questa poteva essere meglio. Qua abbiamo i pantaloni. Effettivamente qua c'è l'imbottitura che esce che è bianca e quindi ci sta di più con i guanti bianchi. La cosa di Abel, cioè il tema di Abel. Ah, questo è carino perché sono gli zombie cinesi. Non sono mai sicuro se siano cinesi o coreani, comunque. No, ho sbagliato io. Qua ci abbiamo i piedi, sempre con l'imbottitura che esce. Questo come sfondo non mi piace tanto. Queste emoticon mi fanno quanto cacare. Quella di C-Viper potevano risparmiarsi, Crimson Viper. Questa è un personaggio. Cos'era? Di Red Heart, la strega, può essere lei. Qua abbiamo appunto i guanti e diciamo che con questo finisce la parte di oggetti, perché poi dal 21 al 30 ci sono i fight coin per avere di nuovo 250 per il prossimo pass. Il pass dura una ventina di giorni, in questo caso finisce il 23. Ma solitamente se ci giocate tanto si riesce a... Ah, ci sono anche i frame. Questo è carino. Hanno messo delle nuove sfide. Questa è la principessa Zaffiro, le ho già fatte. Quindi queste devo farle. Ne hanno fatte slittare perché prima arrivavano al 20. Con questa, la sfida delle combo, questa, come al solito, il vincere 30 match ti dà un bel boost e in una ventina di giorni ce la fai a trovare qualcuno che riesce a sconfiggere. Così fai anche questo del vincerne 3. Mi fai le provocazioni, ok. Ci sta il rispetto poi dei personaggi, anche di Aki devo pomparlo. E non è male. Diciamo che di gente qua, ad esempio, ce n'è che gioca. Troviamo un cabinato libero guardando i puntini verdi. Se c'è qualcuno, se no ci mettiamo poi ad aspettare. Eccolo qua. Tanto per sbloccare un paio di cose. E niente, non è malvagio. Il fatto che sia tema interessante, perché vuol dire appunto che magari poi ci sarà anche quello natalizio. Ci sarà quello pasquale. Avrei preferito, non lo so in realtà, perché ci sta benissimo, anzi è una cosa comune, non riesco proprio a giocare mentre parlo. Già sono abituato a Mortal Kombat ultimamente, che sono quasi al platino, e effettivamente cioè, il tipo di gameplay è completamente diverso. E lì soprattutto per vincere facile contro la CPU basta utilizzare l'uppercut. Qua invece, soprattutto contro gli avversari umani, bisogna impegnarcisi abbastanza. Ok, sta devastato.
Devo riprenderci effettivamente la mano, perché la cosa brutta che dicevo anche in altri video è che tra un passo e l'altro la Capcom fa passare dei giorni, una settimana o anche più, e effettivamente non mette nuove sfide, quindi anche la voglia che avevo di giocarci in quel momento, e tra l'altro in cui avevo appunto Mortal Kombat come novità, forse era anche fatta apposta, perché era una strana coincidenza che non ci fossero eventi proprio all'uscita di Mortal Kombat, che intanto credo che anche Capcom si renda conto che la gente, quando c'è comunque una novità, prova la novità e poi magari torna a fare quello che fa di solito. Infatti è quello che ho fatto io, ho giocato poco a Street Fighter, quasi per niente, e mi sono invece concentrato tanto su Mortal Kombat. Adesso mi manca solo un trofeo, quindi, o meglio, me ne mancano due, quello di portare 5 cameo al livello massimo, e me ne manca solo uno, ci sono quasi, e il trofeo per sconfiggere un titano, che però probabilmente farà parte degli eventi che verranno inseriti nel diciamo nel secondo nella seconda season, che però scade, o meglio inizia, tra un mese quasi. Sono più di 3 settimane d'attesa, e in quel caso appunto mi rimetto a giocare ampiamente a Street Fighter, quindi la cosa piacevole è poterli alternare. Manca soltanto il problema che hanno dei gameplay e del sistema di mosse così diversi tra di loro che riabituarmici è un po' pesante, ce ne vuole. Quindi diciamo che adesso intanto cazzeggio un po', perché così mi dà quelle cose in collaborazione con Cipodre, che dovrebbero essere appunto gli oggettini che avevo visto nel trailer. Poi adesso semmai andiamo a guardarli, se adesso non mi dà niente. Intanto questo mi massacra, sia perché io subisco tantissimo giuri, sia per il fatto che effettivamente non mi sto concentrando nel giocare e ho perso un po' il feeling del gameplay di Street Fighter, essendomi abituato davvero troppo a Mortal Kombat. Infatti non riesco a fare la Hadouken, incredibile. Volevo fare gli Hadouken per tenere la distanza un attimino, e invece qua abbiamo un'altra cosa del cipotro, che continuiamo. Burrito Bad Pack, ecco, l'avevo visto, lo zainetto a forma di burrito. Quindi sa che sono 5 battaglie da fare, anche perdendo appunto te le dà. Faccio davvero le mosse nel momento sbagliato e me ne rendo conto, sono io che sbaglio, non ho più il tempismo, però diciamo che è piacevole. Cioè, Street Fighter 6 secondo me è il miglior picchiaduro di questa generazione. Adesso vedremo poi quando esce Tekken 8 a inizio del prossimo anno, perché se non lo rimandano è a fine di gennaio 2024. Però appunto per quest'anno, tra tutti quelli usciti, che in realtà non è che siano usciti poi così tanti di picchiaduro, sono usciti più a picchiaduro a scorrimento che non picchiaduro classici, però ci sta, anche perché ormai la qualità è così alta che fare comunque concorrenza anche al vecchio Mortal Kombat 11 o al vecchio Street Fighter 5 richiede un discreto impegno. Poi ci sono i picchiaduro brutti, tipo sullo store a farsi un gioco che si chiama UF e non UFC, ed è una cosa terrificante, sembra davvero a livello amatoriale, sembra una demo di qualcuno che deve far vedere che ha incominciato a programmare, ma
considerarlo un gioco completo da comprare è eccessivo. E insomma, Street Fighter 6, almeno per adesso che ne ho quasi 200 ore di gioco, è il titolo che mi sta continuando a interessare dopo mesi e mesi, perché già Mortal Kombat mi sta facendo venire la nausea a livellare i cameo, anche perché lo devi fare in una maniera noiosa, ripetendo sempre le battaglie, quelle survival da tre avversari, in cui ormai però col personaggio potenziato li devasti senza problemi. Allora, qua non mi dà più premi, quindi abbandoniamo. Abbiamo ricevuto un bel po' di oggetti. Ok, facciamo i bravi. Vediamo un po' se mi fa vedere. Ah, perché qua mi fa vedere appunto tutte le cose. Questo appunto. No, perché non me la fa vedere, sono un pirlone. Scusate, sono un pirla perché ho messo la customizzazione, quindi aspetto equipaggiamento per vedere com'è. Ah, c'è il peperoncino dietro, bianca e nera, è uguale, jeans. Questa no, questa era la gonna cosa che ho comprato. Queste sono le scarpe particolari. Eccolo qua. Questo vabbè, è quello della votazione. Io avevo votato l'altro. E questo invece è carino, il burrito leggendario. Niente. No, basta, sono quelli. Lo sfondo del Chipotle. Vediamo se c'è anche. Ma niente, anche quelli comunque fatti, ci sta, non è affatto male. Diciamo che come pass per Halloween è carino, ti dà un costume strano da mascotte horror, che è carino, i vari diciamo temi e sticker ci stanno. Le zucche potevano essere fatte un po' meglio, non mi piacciono come sono realizzate. Alla fin fine è un pascarino, non è tanto a tema Street Fighter. Avrebbero potuto appunto mettere alcune cose più inerenti ai vecchi Street Fighter, soprattutto il gioco arcade. Pian piano ci arriveremo, però davvero, visto che ci vuole più di un mese per farli tutti e 15, ci vorrà più di un anno e mezzo, e è un po' eccessivo. Però vabbè, è una cosa extra che è carina, considerando che sennò dovresti comprarteli nel Capcom Arcade Stadium quei giochi. È comunque carino, sia che li puoi giocare giornalmente nella sala arcade, sia appunto da sbloccare per giocare quando si vuole. Per il resto, appunto, è un pass interessante, è un pass molto legato alla festività, quindi sono più curioso di vedere i pass nuovi, innovativi, non so come dire, originali, ecco, perché quelli precedenti mi hanno un po' deluso. Erano carini quelli arriva Rashid, arriva Aki, perché
avevano degli oggetti che andavano a ripescare cose dei Street Fighter 4 e Street Fighter 5, però effettivamente in quelli proprio originali erano abbastanza blandi. Vorrei invece qualcosa di più caratteristico, appunto, sempre ispirato a tema non solo Street Fighter, ma appunto altri giochi della Capcom. Una giacca lunga tipo quella di Dante di Devil May Cry, qualche oggetto sulla schiena tipo le armi di Monster Hunter, cioè erano cose che avevano già fatto per Street Fighter V e invece qua non hanno realizzato. Quindi spero che le mettano a più presto come contenuti in collaborazione con la stessa Capcom, perché è questo che ci sono più collaborazioni con cose esterne, cose che non ti aspetti, tipo Cipotle o l'Osamu Tezuka Museum, che non con i titoli di Street Fighter. Mi sarei aspettato di essere sommerso da pass che mi davano l'armatura di Ghost and Goblins, appunto i vestiti di Devil May Cry, di Resident Evil. Invece no. Invece no. Ci sono queste cose abbastanza anonime. Se non ricordo male, Capcom ha fatto anche Dead Rising. E quindi non vorrei confondermi, anche ogni tanto svariono. Però appunto lì avrei potuto anche lì mettere qualcosa legato a Dead Rising, visto che è horror, visto che i personaggi si sposano bene con Halloween. E invece no, però vedremo. Insomma, non mi dispiace questo Fighting Pass per Halloween. Carina anche la collaborazione con Cipotle, che comunque dà dei premi gratuiti, appunto, senza doverli comprare nello store a pagamento almeno. E quindi più che bene. Sono contento, tornerò un po' a giocare i primi giorni abbastanza assiduamente, cercando di fare anche le 30 vittorie, così da farmare già 2000 punti, che sono 4 livelli del pass. Per il resto poi andrò un pochettino più calmo, però diciamo appunto che il fatto che ritorno a giocare con nuovo entusiasmo a un titolo di svariati mesi fa è piacevole, perché alla fin fine ci ho speso 5 euro per comprare il premium del primo pass mesi fa e poi ho fatto i soldi per pagarmi quelli dopo. Quindi alla fin fine non è neanche una spesa esorbitante, entri nel loop e basta che continui a giocare quando ci sono questi eventi, ma in realtà se giochi tanto o sei bravo e vinci, in una settimana riesci a farlo. Quindi in realtà ne hai praticamente tre, quindi riesci secondo me a farlo tranquillamente il pass anche da 30. Se invece giocate solo con quello gratuito, fare quello da 20 è molto più semplice. E niente, fine. Mi fa piacere appunto tornare a parlare di Street Fighter 6 ogni tanto perché è un gioco appunto che mi è piaciuto tanto e continua a piacermi. E adesso stiamo arrivando anche ai nuovi DLC, che poi per inizio del prossimo anno ci sarà finalmente Akuma. Akuma, o come lo volete pronunciare, Gouki, se volete usare il nome originale. E non vedo l'ora, perché quello mi interessa davvero tanto, riutilizzare lui come personaggio, potrebbe diventare il mio nuovo main character al posto di Ryu. E sono molto in ansia, peccato appunto che anche per ragioni di marketing l'hanno messo appunto per ultimo, così la gente lo aspetta e nel frattempo magari continua a giocare, però diciamo che ci sta. Io sono molto soddisfatto di Street Fighter 6, sono mediamente soddisfatto di solito di questi Fighting Pass, anche se non riescono mai a convincermi appieno.
Quindi per adesso questo di Halloween è promosso, mi sembra interessante, perciò se avete anche voi il gioco è giunto il momento di tornare a giocarci per farmare un po' di punti rispetto e sbloccare quelle ricompense. Detto ciò, quindi io vi ringrazio per avermi seguito, come al solito vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. E comunque anche a commentarlo per dire la vostra e farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io perciò direi che ho detto tutto e vi aspetto quindi al prossimo video.